La Grande Guerra di Mario è in prima nazionale al Teatro Manzoni e tra l'altro apre la stagione del teatro milanese. Edoardo Silos Labini è regista e protagonista. Segue un po' la tua linea editoriale questo spettacolo, vai a trattare un altro eroe, anche se è un eroe senza volto. Sì, eh, dopo Nerone D'Annunzio mi vedete con l'elmetto del milite ignoto. Cioè, siamo in trincea. Siamo, io siamo in trincea, qui, qui ragazzi tra poco debuttiamo prima nazionale, io sono molto emozionato, c'è l'adrenalina giusta. Quella. Eh, no, appunto volevo fare, raccontare e dare un volto a queste migliaia di ragazzi che morirono nel 1518, 650.000 morti italiani, eh, nell'anonimato, perché molti di loro non ricevettero nemmeno una sepoltura. Mario Rossi è questo individualista romano che fa lo strillone a testaccio, che si ritrova costretto in guerra a suo malgrado, non vuole, è contro questa guerra, però invece poi si immolerà per salvare il suo battaglione, per amore e per amicizia. Diciamo che è uno spettacolo monumento al milite ignoto. Sì, però naturalmente la cosa che spariglia un po' le carte è che si ride molto. Cioè, eh, ispirandoci alla commedia all'italiana, quindi al capolavoro di Monicelli, eh, nella tragedia si ride. Come hai preso liberamente insomma, il film, cioè il protagonista, come l'hai reso sul palcoscenico? Lì la sera su Sordi e Gasman, no? i due pavidi vigliacchi, uno milanese e uno romano, Qui l'asse è tra Mario il romano e la prostituta veneta, la gisa interpretata dalla Caprioglio. Eh, lei è il deus ex machina. Con questo incontro lui eh, alla fine deciderà di disertare, di fuggire in America, ma poi invece il destino si metterà su, sulla sua strada. L'esercito, come si pone l'esercito rispetto a questo spettacolo? Sono passati cent'anni ormai. Si pone molto bene in un modo maturo perché ehm, quando uscì il film di Monicelli nel 59 ci fu, un, ci fu sì. uno scandalo no? perché dicevano un film antimilitarista contro la patria, in realtà non era così. Noi nello spettacolo critichiamo eh, quegli ufficiali alla cadorna che mandarono al massacro migliaia di, di ragazzi con le corazze contro l'artiglieria pesante. Ma l'esercito ormai cento, cento anni dopo ha anche ammesso che l'Italia è stato il paese che faceva fucilare di più i suoi soldati che disertavano, quindi eh, poi lo spettacolo porta il patrocino del Ministero della Difesa. Questa sera ci sarà la fanfara dei bersaglieri che suonerà nel foyer e c'è una mostra nel, nel foyer di sotto con tutte le divise della prima guerra dell'esercito. Quindi, quindi l'esercito italiano ormai si sta rilanciando anche a livello d'immagine, è molto moderno. La mostra resterà comunque anche per le prossime sere? Sì, 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 fino a, non tutte e tre le settimane, però per, fino a metà, a metà um, spettacolo, sì. Sei regista e anche protagonista, cosa vuol dire dirigersi da sé? È la cosa più difficile, è la cosa più difficile perché tu sei sotto il palcoscenico fino a qualche giorno prima del debutto, perché devi dirigere come un direttore d'orchestra e poi sali sopra e quindi sei sempre più indietro dei tuoi colleghi. Però poi c'è la magia de, del pubblico, c'è la magia del teatro. Il teatro è un, è un rito pazzesco, è, è incredibile come le cose si trasformano nel giro di un'ora. È difficile, io uso una persona che fa sempre la, la mia... La tua controfigura? Sì, però un conto è stare sul palco e un conto è sotto. Infatti credo che la mia carriera poi si indirizzerà pure su un, soltanto regie o soltanto eh, attore. È più semplice. Sì, molto più semplice. Perché bisogna venire a vedere questo spettacolo? Perché si ride, si piange, perché si discute su quello che è stato cent'anni anni fa questo grande massacro, ma nello stesso tempo eh, questo evento che unì milioni di italiani, che dopo il risorgimento non sapevano nemmeno dove era la Sicilia, dove era la Lombardia, dove era il Veneto, dove era Roma. Eh, si incontrarono eh, di tutti i ceti sociali, eh, di tutte le regioni e la vera unità d'Italia ci fu in quella trincea. Ahimè purtroppo dopo quella trincea... Non c'è stata più l'Italia unita. Oggi dovremmo ritrovare quello spirito del 1518. Grazie. Grazie a voi. Deborah Caprioglio invece è la splendida protagonista femminile della Grande Guerra di Mario con un ruolo un po' particolare perché tu sarai la prostituta che tirerà sul morale le truppe. Esattamente, la Gisa, ovvero Adalgisa, questa donna. Veneta? Sì, sì è veneta come me, del resto, perché io sono mai veneta proprio di mestre. Eccola, è una vedova di guerra, una donna che è rimasta vedova, insomma, abbastanza relativamente giovane perché il marito è morto durante uno sfondamento anche lui in guerra in trincea e ha un. Sogno questa donna andare in America. Però per andare in America servono soldi e serve anche procurarsi documenti falsi e l'unico modo per farlo, anche insomma, in maniera molto veloce, è quello di fare la prostituta. E quindi lei va a servizio dell'esercito come prostituta. Si prende cura di questi soldati a 360 gradi, quindi insomma, non dal, solo dal punto di vista sessuale, ma divene, diventa anche un po' la confidente, un po' la mamma, perché molti poi sono anche molto giovani, hanno 20 anni e, e quindi, insomma, svolge questo ruolo a 360 gradi, e si innamora di questo soldato, soldato Mario. Interpretato appunto da Edoardo Silo Slabini, però è un amore disperato, cioè un aggrapparsi a un uomo nella speranza che possa essere comunque utile per questa fuga, perché anche se è una donna molto forte apparentemente, ma anche un po' rude perché deve trattare con i soldati, quindi insomma non è una che va tanto per il sottile, però nasconde comunque una sua fragilità e quindi una voglia di fuggire, un desiderio di cambiare vita, perché ovviamente la vita che fa non la soddisfa affatto, è stanca, non, non ne può più e vorrebbe appunto fuggire in America col suo amore. Eh, le cose non andranno esattamente così, perché comunque è una commedia che, dove si ride molto, ma anche un, è una commedia amara, quindi sì. insomma, c'è una guerra sullo sfondo che comunque è, è, alla, la sua presenza si sente e, e poi agisce sul, sul destino dei personaggi. Come ti sei preparata per interpretare questo ruolo? Il film l'avevi visto? Sì, il film l'avevo visto e nel film la Mangano che interpreta appunto stile, questo ruolo aveva un cameo, diciamo, un po' più rispetto ai protagonisti maschili, era un po' più ridotta la sua presenza, mentre in questo spettacolo hanno lo scrittore Angelo Crespi insieme appunto a Edoardo, hanno un po' allargato eh, questo personaggio e ne hanno Colto anche altri aspetti perché poi fondamentalmente. È... La mia Gisa è una spia no? che si mm. confida con la, 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 la spia austriaca e rivela dei segreti. E non l'ho visto tutto il film perché non, lo vedrò più avanti, dopo... quando Non ah, vuoi ah, farti no, influenzare? Voglio, sì, non voglio farmi influenzare e, e perché comunque è molto diverso anche, anche gli altri personaggi sono diversi. Mm. Qui c'è un napoletano che lì non c'è, c'è storie diverse, è ispirato quindi... Però, insomma, comunque si sa che anche se è liberamente ispirato, il titolo stesso eh, rimanda, comunque a questo che è stato un capolavoro insomma, della nostra cinematografia. Mi sono preparata molto con le eh, indicazioni di, di Edoardo, abbiamo lavorato tantissimo, lo spettacolo più provato del mondo. <ride> Ma è giusto così, poi siamo la prima nazionale. Esatto, siamo dai primi di settembre che stiamo lavorando, che per uno spettacolo teatrale è veramente molto con i tempi che corrono. No. Adesso gli spettacoli si preparano in 20 giorni, massimo un mese, insomma, prove. Però è uno spettacolo molto complesso perché ci sono vari ambienti: c'è la trincea, c'è la, la, la casa della Gisa, appunto, e poi c'è il coro dei ragazzi, insomma, quindi varie persone che interagiscono, quindi era necessario sicuramente provare molto. Dopo Milano girerete all'Italia? Eh, per quest'anno ci fermiamo qui al Teatro Manzoni e lo riprenderemo l'anno prossimo perché io poi sono impegnata con Gianfranco Iannuzzo e riprenderemo la tournée di Lei è ricca, la sposo, l'ammazzo e poi dopo riprenderemo questo l'anno 21. Perché bisogna venire qui al Manzone a vedere questo spettacolo secondo te? Ci ha dato un'interpretazione, Edoardo. Voglio sentire anche la tua. Ma io credo che questo è uno spettacolo che mescola le emozioni, nel senso che si ride e ci si commuove. Per cui. Ecco, è bello che. perché la vita, la vita è così: la vita eh, purtroppo ha dei momenti belli, eh, per fortuna dei momenti belli, e purtroppo ha anche dei momenti più mh, insomma, meno belli, più tristi. Quindi eh, viene rappresentata proprio la vita, cioè, quindi con anche un lato ironico anche delle, delle situazioni più drammatiche, quindi io credo che e poi fa riflettere, fa, ri... fa capire tante cose, secondo me io stessa nell'interpretarlo e nel vedere anche i miei colleghi cioè, mi sono resa conto di una realtà, quella della trincea, che mi è per forza di cose molto lontana, nel senso che l'ho studiata nei libri a scuola però non, non si ha ovviamente la percezione di quello che era veramente stare dentro una trincea per questi ragazzi così veramente giovani che appunto ancora molto legati alla mamma. E devo dire che fa riflettere, oltre che divertire. Sono le stesse motivazioni che ci ha detto Edoardo Silos Labini, quindi noi ci crediamo e veniamo a vederlo. Ah, grazie okay. Debora. Grazie a voi, grazie. Aspetta una bella punizione, non lo sai! Capito? E' statistica, senza rumori, mezzo è zoomato un cuoco! Ma poi è stato un braccio e che ci piacciono! Non lo faccio fatta niente! Sto bianco nudo, ma come volete fare? Vedetta, ne stai chi è? Ma nessuno! Fa il bistero, eh! Insomma, bravo diventa, ma cosa ti vuoi? E eh che l'altro giorno quando mi è passata davanti ho sentito come il profumo ah. dei ultimi fiori! E ora proprio un po' di col campo santo, volevo figlio! Un tè? Un pegno d'amore! E invece dei soldi ti verrà una garanzia? Ma gli hai rischiaio o no? No! Oh, qui oh, a casa sono figlio unico e cioè c'ho la cascina. Ma te stai a sentì come <coughs> fai tu? Ponte su un A ah, moda! Boh, Io sto a città trilussa! Sì! Mm? E vabbè, lascia perdere! Dobbiamo completare il processo di unificazione voluto dai nostri padri! Non possiamo dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani prima di noi! Ma perché sto qui?